Carta pressata low cost, sei nel posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Nel video precedente vi ho fatto vedere come embossare la carta da asciutta. Oggi invece voglio mostrarvi un metodo da bagnato veramente sorprendente per il risultato, veramente incredibile quello che si può fare con un po' d'acqua e un po' di carta. Non ci credi? Adesso vedrai. Però prima di spostarci sul piano da lavoro, ti ricordo che ti aspetto in tutte le librerie con altra carta. I miei due libri, il ricettario dell'arte, il libro all'interno del quale sono custodite tutte le mie ricette relative alla creatività, ricette per creare i colori, gli oli, le tempere, gli acrilici, gli acquerelli e tantissimi altri tipi di colore, tutti i tipi di colore potremmo dire, ma anche le paste modellabili, gli stucchi, le colle, le vernici, tutto quello che cerchi qua dentro c'è la ricetta. E poi il mio secondo libro, il grande libro del colore, il libro che ti svela tutti i segreti sul colore, da come creare quella tinta che tanto non riesci a riproporre sul tuo disegno al come usarla, quanta usarne, perché usarla, a cosa serve per comunicare quale messaggio, quindi un uso consapevole e sapiente del colore grazie al grande libro del colore. Vi aspetto in tutte le librerie di Italia, sia fisiche che online. Entrambi i libri sono editi dalla Gribaudo. Bene, adesso basta chiacchierare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a pressare la nostra carta. Ed ecco l'occorrente per creare una carta pressata con tecnica umida a mano. Allora, cosa ci serve? Innanzitutto della comunissima acqua. Poi dei fazzolettini di carta o dei tovagliolini di carta, io ho questi presi all'IKEA, molto basici, e poi qualunque cosa di plastica che abbia una texture. Io userò i miei timbri, quelli che uso per lo scrapbooking, quelli che si usano con gli inchiostri, ma veramente potete usare qualunque cosa abbia una texture in uscita, quindi qualcosa magari che avete di plastica, delle grigliette, delle formine per biscotti, qualunque cosa. Io ho queste belle, questi bei timbri, ne ho tantissimi e voglio utilizzarli con voi, ma adesso vedrete che la tecnica si presterà veramente a miliardi di utilizzi. E poi un paio di forbici. Io userò anche il phon per fare in fretta, ma io vi suggerisco di far asciugare la carta pressata in maniera naturale, meglio al sole, così bene secca fortissimamente. Ah, e poi ci servirà qualcosa che renda impermeabile il piano da lavoro. Io ho questi foglietti di acetato che userò, potete usare anche della comunissima plastica. Allora, prendo per esempio il mio timbro e lo appoggio qua. Prendete voi la placchetta di quello che avete selezionato. Prendo dei fazzolettini di carta comuni, addirittura qui sto usando quelli dalla texture un po' operata. Li poggio e verso dell'acqua. E con le dita presso. E faccio entrare ben bene la carta dentro i buchi. Posso aiutarmi anche con un tampone, così. Faccio in modo proprio che il timbro sia assolutamente pressato benissimo. Se voglio essere ancora più sicura della presa, con un pennellino e un po' d'acqua vado a picchiettare su tutte le fessure, ma non è necessario. Di solito non ci sono texture così sottili, quelle dei timbri magari sì, ma se usate cose che avete in casa da tutti i giorni non dovrebbe succedere. Ok, e lasciate asciugare in forma. Io accelero, non lo asciugo tutto perché va tolto dalla forma ancora umido per poi asciugare perfettamente. E guardate qua, voilà,
la forma è rimasta impressa e rimarrà impressa così anche dopo, quindi si asciugherà con questa forma. E voi direte, ma non è possibile. Invece è possibile. E guardate, quando la carta, questo l'ho fatto ieri, quando la carta si asciugherà e tornerà del tutto opaca, guardate la bellezza, dov'è, del contrasto dei chiaroscuri. Diventa proprio una texture stampata, questo è lo stesso timbro, una texture stampata perfettamente. Cambiamo timbro, guardate, facciamone un altro. Voilà, questo ghirigoro. Prendo dei tovagliolini, li piego in due, così. Poggio. E verso l'acqua, piano piano. Su tutto, voilà, faccio imbibire ben bene. Sono due tovagliolini piegati per l'esattezza. Scerista è buona e schiaccio con le dita, faccio andare su tutto, schiaccio perfettamente, seguo il bordo, quindi mi assicuro che l'acqua sia andata su tutte le parti. Voilà, bagno, 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 poi l'eccesso esterno lo rimuovo con un altro tovagliolino, così, e schiaccio ben bene tutta la forma. Dopo essermi assicurata di aver pressato ogni parte perfettamente, o lascio asciugare in forma, ma io non l'ho mai fatto perché nel frattempo faccio altri timbri, quindi e tiro via, voilà, pelino via, guardate che bello. Ancora è bagnato, quindi è tutto più ingrigito, non si apprezza la volumetria. Ve lo faccio vedere da asciutto. Guardate che meraviglia. Poi questo lo ritagliate e lo applicate dove volete. Vedete, è lo stesso. Asciutto e bagnato. Vediamo che viene fuori, voilà, guardate che belli, uno e due, li volete vedere già asciutti? Ve li faccio vedere, li ho, qui c'ho addirittura una farfalla tagliata, qui ho una farfallina, avevo il timbro sporco e si è sporcata, ma guardate come è venuta bene impressa, anche questa è sporca perché il timbro era sporco, è ritagliata anche male, mentre il tondino, eccolo qua, guardate com'è particolareggiato, pazzesco, è una filigrana di carta. Una cosa importante, ora stavo preparando i timbri per le foto, è tagliare bene attorno alla sagoma, quindi seguire bene quello che è l'andamento, di conseguenza capirne le forme ed assecondare, perché sennò si perde proprio l'idea di ciò che si vuol far vedere. Quindi rimanere poco poco esterni alla figura, assecondandola. Ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo.
visto che risultato sorprendente. Ora ditemi se non è magia. Immaginate di decorare anche soltanto i tovagliolini di carta per un pranzo speciale, oppure usare questi stampi per creare dei medaglioni, per guarnire delle pagine, per guarnire appunto dei libri, delle copertine, per creare tante cose per la vostra arte. Anche applicazioni da mettere su quadri, su stampe, sono bellissime e delicatissime, veramente dei fregi talmente delicati da sembrare essere fatti con chissà quale arte preziosa, e invece basta un po' d'acqua e un tovagliolino di carta e il gioco è fatto. Ora io vi immagino a prendere tutte le forme che avrete a casa per ricrearle e fare asciugare la vostra carta in forma, perché poi è questo il segreto. Bene, se questo video vi è piaciuto, stampatemi un bel pollice in su e una condivisione. Io vi aspetto su tutto il mio mondo social, Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele, sempre qui su YouTube, e qua su YouTube anche su Ombretta, il mio canale di lifestyle. E poi vi aspetto su TikTok, Instagram, Facebook, e naturalmente vi aspetto sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!